Allora, siamo alla conferenza stampa per fare chiarezza dal suo punto di vista, no? Sì, per fare chiarezza sui miei atti di indirizzo, sulle vicende giudiziarie che ne sono venute fuori, insomma. Io volevo semplicemente sottolineare che io non ho fatto nessuna querela nei confronti di nessun consigliere comunale, che il mio operare e le mie denunce le faccio nelle sedi competenti, che sono il Consiglio Comunale e le commissioni. Il mio atto di indirizzo sullo sport e quello sugli asili nido sono due atti di indirizzo chiari. Sugli asili nido, che sono in proroga da 13 anni, chiedo con grande forza che venga fatto finalmente un bando di gara pubblica, anche perché fino ad oggi, fra l'altro, cosa che già chiedeva il nostro sindaco un anno e mezzo fa quando si trovava all'opposizione. Fra l'altro, fino ad oggi i dirigenti e gli assessori hanno giustificato le proroghe dicendo che c'era un notevole risparmio per l'amministrazione, perché andando in gara avremmo dovuto adeguarci allo standard nazionale, per cui lasciando un prezzo vecchio c'era un risparmio per l'amministrazione. Oggi vengo a sapere che c'è una delibera votata in giunta il 17 di questo mese che invece concede ai gestori quasi 2 milioni di euro per l'adeguamento agli standard, per cui non c'è più giustificazione per non fare il bando pubblico. Questa è una cosa. Sullo sport c'è tanto da dire. Possiamo dire la proroga? Prego. Di quanto è? Sono 13 anni che siamo in proroga. Da quanto? 13 anni che si susseguono delle proroghe. Quindi abbiamo fatto un bel risparmio, diciamo. Sì, ma glieli stiamo ridando, perché la giunta ha deciso di fare un atto di indirizzo al dirigente dove lo autorizza a fare una transazione di quasi 2 milioni di euro, addirittura dando l'incarico ad un consulente esterno per fare i conteggi, per cui insomma spese, non abbiamo risparmiato nulla. Beh, il tempo sì, sicuramente qualche funzionario ha risparmiato il tempo di preparare le gare. Sicuramente, però adesso non ci sono più giustificazioni, per cui secondo me si deve andare a gara di bando. Ma poi voglio dire, anche Giancarlo però il consiglio Garozzo, comunale, mi ricordo che il sindaco aveva detto che a luglio avrebbe fatto il bando. Il mio atto di indirizzo lo richiedeva entro dicembre, poi mi fu chiesta di una variazione e mi ho messo come data il 30 giugno. Ad oggi io non ho notizia che questo bando sia stato preparato, sono sicura però che l'assessore Arramo si starà adoperando in tal senso. Però lei non può non sapere quello che si dice negli ambienti politici, che ci sia un prezzo forse in questo settore da pagare da parte dell'amministrazione. Non capisco il Lei fa parte della domanda. Maggioranza. Sì. Qualcuno dice che c'è stato un accordo al momento del voto fra parte di, diciamola pure, di Forza Italia, io non mi nascondo. È un problema delle parti che hanno fatto l'accordo. Io ho maggioranza, ho opposizione. Lei risulta che un accordo simile possa esserci? Per me non è legale un accordo simile. Per me un appalto di 4 milioni di euro deve andare in gara, perché va in gara anche la macchinetta del caffè che viene allocata al comune, che non ha un costo, ha costo zero. Così, il 30 giugno sì. È dietro la porta, lei allora in consiglio comunale concesse questa deroga. Giusto. E adesso oggi però mi aspetto il bando, anche perché non c'è più la giustificazione del risparmio. Perché dal momento in cui l'amministrazione decide di dare le differenze degli ultimi anni, dal 2008 ad oggi, non si giustificano più le proroghe. Non si trova lei in difficoltà nel sapere che probabilmente avrà qualche scontro su questa materia con l'amministrazione? Ma io mi sono confrontata con il Consiglio Comunale ed è stato votato all'unanimità, o quasi all'unanimità, tranne tre consiglieri. Per cui l'Aula è compatta col mio atto di indirizzo. Ho capito. Per cui la difficoltà io non ce l'ho. Ce l'ha semmai chi ha fatto un accordo, se è vero che esiste questo accordo. Vabbè, quindi lei è disposta ad andare fino in fondo? No, io sono serena, sicuramente. Senta, si continua a parlare di impiantistica sportiva? Ritengo che i magistrati hanno tutto l'interesse per fare chiarezza. Sono querele che non si sa ancora se verranno archiviate, se verranno rinviate a giudizio. Io poi mi riserverò con i miei legali di fare delle azioni se ne varrà la pena. Per cui ecco, tutte queste voci di corridoio, io querele non ne ho presentate, sono solo voci di corridoio, le indagini sono queste, ho piena fiducia nella magistratura, anzi. Per quanto riguarda i sequestri e l'attenzione che ha la procura in questo momento verso questi due atti di indirizzo, mi ritengo non solo serena, ma addirittura mi sento tutelata e protetta da questo, perché se è così attenzionata vuol dire che io posso stare serena. Un ultimo accenno, perché ho letto sui giornali che si parla di querele per la quinta commissione, anche lì io non ho presentato alcuna querela. Io, come mio compito di consigliere comunale,
ho semplicemente sottolineato durante una seduta che non avevo notato la presenza di un consigliere e lì si è chiuso. Io non ho fatto nessuna querela, non so se è stata fatta querela, i giornalisti dicono che è stata fatta querela, ma io non ne ho notizia, niente mi è stato notificato dalla procura. So per certo che hanno chiesto, che la procura ha ritirato gli atti e che farà la propria strada, ma è un compito dei magistrati, per cui questo intervento si chiude qua solo per chiarire i pettegolezzi e tutte le cose che sono state poi indicate. Andiamo a noi. Io nello svolgimento del mio ruolo ho attenzionato e presentato due atti di indirizzo che ritengo importanti per la città. Uno riguarda la gestione degli impianti sportivi e uno la gestione degli asili nido. La gestione degli asili nido e degli impianti sportivi. Noi sappiamo che Siracusa ha due impianti sportivi molto importanti, che sono il Pippo di Natale e la Cittadella, che riteniamo un po' per i siracusani e per i giovani i punti di ritrovo storici, insomma, e i quattro campi periferici. Dei campi periferici sappiamo che è stata fatta una gara d'appalto circa un anno e mezzo fa, che sono stati assegnati a prezzi irrisori, parliamo di una media di 200 euro l'anno, tranne per quello di Via Lazio che ne paga circa 8.000, e che fra l'altro si trova in un quartiere a rischio, eccetera eccetera, ma sono stati dati a questo prezzo irrisorio perché i gestori, quando hanno firmato, hanno accettato nel loro contratto, nella loro convenzione, delle condizioni strutturali chiaramente decadenti, cioè non sono in ottimo stato questi impianti, ma d'altra parte è il cane che si morde la coda, perché se gli impianti fossero stati perfettamente adeguati il prezzo non sarebbe stato quello. Cosa accade? Che i gestori hanno accettato questa convenzione e si sarebbero dovuti però occupare della manutenzione quantomeno ordinaria di questi impianti. Loro non fanno la manutenzione ordinaria perché accusano il comune di non fare quella straordinaria, l'amministrazione non pressa perché non facendo quella straordinaria non può obbligarli a quella ordinaria, è diventato un po' il cane che si morde la coda, sti impianti li stiamo perdendo, perché pensavamo che la soluzione fosse la gestione esterna e invece si vanno sempre più a deteriorare. La Cittadella ha avuto un affidamento di soli 10 mesi, anche lì il gestore avrebbe dovuto fare dei lavori che sappiamo per certo che non sono stati fatti del tutto, sappiamo che le condizioni igienico-sanitarie non sono eccezionali, però l'amministrazione punta su un progetto importante che è un progetto financing. Ora io so per certo che tutte le associazioni che si allenano e che vivono la realtà della Cittadella sono allarmati dal progetto financing e hanno anche i loro giusti motivi. La mia opinione è quella che è di apertura verso il progetto, purché il comune riesca ad affermare la clausola del mantenimento delle tariffe, perché se chi va ad investire si finanzia mettendo all'interno del sito attività commerciali e dunque ha un ritorno sotto questo punto di vista e mantiene le tariffe accessibili a tutti i giovani, a tutte le classi sociali, allora va benissimo, altrimenti questo significherebbe la morte del gran parte delle società, perché se i prezzi lievitano di colpo, per cui in quel caso io penso che si dovrebbe passare ad un bando non più per 10 mesi ma magari per più anni e riappaltarlo. Per quanto riguarda il campo scuola, il Pippo di Natale, voi sapete che è stata fatta la prima stesura del regolamento e io ho chiesto a mezzo stampa che quel regolamento venisse ritirato ed è stato dall'assessore Cavarra ritirato. Io all'epoca lo chiesi per due motivi in particolare: uno, perché non ero d'accordo che i fruitori occasionali che si vanno a fare la corsa la domenica pagassero, diceva, anche 1,50 euro, per me era una questione più di principio che di importo, no? Ci sono, secondo me l'amministrazione comunale deve mantenere al cittadino, cioè l'aspetto sociale non può trascurarlo. E la seconda motivazione era quella che erano presenti nel regolamento quasi un po' a tutela due nomi di due società. Siccome secondo me le associazioni, le società, chi mi conosce sa che io non ho interessi nello sport, anzi purtroppo sono pigrissima,
però ritengo che non può essere privilegiata una società piuttosto che un'altra, per cui in un regolamento che dovrebbe in teoria durare anni e che durerà anni fino a quando non si apporteranno delle variazioni, non possono essere presenti nome e cognome di due società. Per cui il regolamento è stato ritirato, è stato nuovamente redatto, è stata tolta la quota per i fruitori occasionali, sono stati tolti i nomi di queste due società. Io ritengo il regolamento importante perché il campo scuola ha bisogno di essere regolamentato. È anche importante che venga fissata questa cifra oraria e che dunque le associazioni che ne usufruiscono si pagano anche se è una cifra simbolica, perché andranno, queste somme confluiranno in un capitolo ben preciso e saranno utilizzati per ristrutturare lo stesso campo scuola, per cui alla fine le stesse società ne avranno un beneficio. Presenterò comunque un emendamento, perché per quanto riguarda la gestione del campo di calcio è stato scritto che ne avrà la precedenza nell'assegnazione la società più antica come anno di costituzione, che è iscritta al CONI da più anni, che ha avuto più premi e che ha il numero maggiore di iscritti. Sempre per la teoria che corsie preferenziali, secondo me, nello sport non se ne fanno per nessuno, io ritengo che tutti quelli che fanno richiesta di una fascia oraria al campo scuola devono essere accontentati, e ritengo che l'unico criterio che può essere preso in considerazione semmai è il numero degli iscritti, perché se una società ha 1000 iscritti e una ne ha 100, è giusto magari che quella che ne ha 1000 ha 8 ore piuttosto che quella che ne ha 100 magari ne abbia 2. Ma non si può precludere e non si può non concedere degli spazi alle società giovani, perché grande rispetto, e l'amministrazione dovrebbe cominciare anche a sostenere lo sport a Siracusa e le società meritevoli, però anche le società giovani hanno diritto alla crescita. E per questo io nel mio atto di indirizzo ho raccomandato all'amministrazione che, siccome negli anni addietro, quando c'è stato di elargire dei contributi, lo si è fatto sempre ai soliti noti, sempre alle solite società, e siccome Siracusa, occupandomi, mi sono resa conto che ha un ventaglio di società che nel campo sportivo hanno anche ottenuto dei risultati meritevoli di attenzioni, per cui è giusto che nell'elargire i contributi si faccia ormai una distribuzione equa, trasparente e legale. Perché ci sono state società in passato che nel giro di 2-3 anni hanno anche incassato 100.000 euro fra contributi giovanili, sport, cioè, e società che invece vivono da sempre di risorse proprie e non hanno mai avuto un aiuto dall'amministrazione comunale. Questo per quanto riguarda lo sport. Io ho dimenticato di presentarvi i tre consiglieri di circoscrizione di Belvedere che da qualche mese collaborano col Partito Democratico e lavorano con me e con l'onorevole Zappulla. Sul campo in particolare di Belvedere, il consigliere Macca voleva fare un minimo di intervento. Sì, una piccola. Prego. Buongiorno a tutti, sono Angelo Macca. Innanzitutto ringrazio Simona perché oggi dà voce anche a Belvedere, che non so se tutti sapete, è un quartiere che appartiene a tutti gli effetti a Siracusa. Belvedere praticamente è dal punto di sotto tutti i punti di vista, ma riguardo proprio al punto che andiamo a trattare oggi, lo sport, ha una sola struttura sportiva, il campo Simoncini, una struttura fatiscente ormai abbandonata da anni e data in gestione non so a qualche società, a cui ormai le nostre società del posto non possono accedere. O per accedere devono pagare delle somme proprio, diciamo, enormi, perché andare a pagare 50 euro per fare una partita o 30, 25, 30 euro per allenarsi un'ora senza poi un ritorno economico, perché in questa struttura non possono entrare gli spettatori, non è agibile la tribuna, quindi. Ma è pubblica o privata questa struttura? È comunale. Una struttura comunale data in affidamento a privati, in gestione a privati. E costa così tanto ai frequentatori? Così, io qua abbiamo invitato 20 euro l'allenamento e 50 euro la partita. Niente, volevo dar voce perché
praticamente Belvedere è un altro mondo, non è un altro mondo, non esiste, non abbiamo nessuna struttura sportiva. No, io ho il dovere però di dire che gli importi sono stati stabiliti dall'amministrazione comunale e sono uguali per tutte le strutture. Il problema è che se tu ti alleni in una struttura di un certo tipo paghi lo stesso prezzo che se ti alleni al Simoncini di Belvedere, che è in uno stato veramente di abbandono. Un altro problema, i nostri giovani hanno grossissime difficoltà di usufruire degli impianti sportivi della città, in quanto anche i pullman, i mezzi pubblici sono quasi assenti nel pomeriggio. Di mattina siamo riusciti a rinforzarli, però il pomeriggio sono zero, quindi un nostro ragazzo che vuole andare al campo scuola alla Cittadella gli è negato completamente. Alla Cittadella qui a Siracusa Centro? Certo. Da Belvedere diventa quasi impossibile, almeno che il genitore con la macchina, ma visti i tempi quelli che sono, tutto. Ma la Cittadella non gode buona salute a quanto pare. L'altro giorno c'è stato un crollo. È sempre una struttura sportiva dove si può fare basket, tennis. A Belvedere non esiste niente di tutto ciò. Un quartiere di quasi 8.000 residenti, voglio dire, abbiamo una struttura che risale agli anni 60, in completo abbandono. Le chiedo scusa, sì. Consigliere, posso fare una domanda? Lei poco fa ha parlato di progetto di finanza. Questo progetto di finanza se ne sente parlare, ma nessuno ha letto di cosa si tratta. Forse lei che è addendo a queste cose, cosa riguarda questo progetto? Perché lei ha parlato di un progetto di finanza per 8 mesi. No. Adesso è stato affidato per 10 mesi. In attesa di poter realizzare questo progetto, che ancora è in stato embrionale, ancora non se ne conoscono le caratteristiche. Infatti la mia raccomandazione, un progetto di finanza non significa c'è un finanziatore, sì, che investirà sul sito, e infatti la mia raccomandazione all'amministrazione è di non dargli carta bianca, di preservare le quote. Ma sai che si dice che non esiste in città nessuno che voglia investire lì? E io, che il progetto di finanza sarebbe finanziato dal comune stesso? No, io ho notizie diverse. Sì. Il comune non ha le risorse per poterlo fare e dunque ha la proposta di un finanziatore che si sta valutando. Invece io, per finire l'argomento Belvedere, volevo dirvi che nell'occasione di un consiglio di circoscrizione a cui ho partecipato abbiamo inoltrato la richiesta all'assessore Malegrazia Cavarra solo per i residenti di Belvedere, visto che il Simoncini è l'unico campo, l'unica struttura che si trova a Belvedere, di chiedere o comunque di fare pressione al gestore un abbattimento del prezzo del 50%, visto che la struttura è in condizioni veramente precarie e visto che è l'unica struttura solo per i residenti di Belvedere. Siamo in attesa di risposta in tal senso. Invece una notizia importante, è un progetto secondo me importante su cui sta lavorando l'amministrazione, se ne stanno occupando Francesco Pappalardo, che è il mio capogruppo, Alfredo Foti, la commissione urbanistica, comunque, e l'assessore Pane, è quella delle aree S3. Il progetto che stiamo cercando di sviluppare è quello di assegnare, voi sapete che le aree S3 sono queste aree che sono state date al comune e che in teoria il comune avrebbe dovuto curare, sarebbe dovuto essere il polmone verde della città, ma che di fatto non è accaduto, sono delle aree trascurate. Il progetto sarebbe quello di assegnarle, di darle in gestione a delle associazioni o comunque a dei privati, chiaramente vincolandoli nel progetto, cioè in queste aree si possono solo fare degli impianti sportivi e delle zone a verde, per cui con la condizione che vengono utilizzate, creare una sorta di impianti di quartiere. Siamo in una fase in cui si stanno cercando di individuare tutte queste aree, perché sono tante e perché non erano così ben ordinate le carte, per cui siamo in questa fase di individuazione di tutte le... Dopodiché si farà un regolamento attraverso il quale poi si capiranno i canoni di affidamento. Andiamo al secondo argomento, che è quello degli asili nido. Scusa, nella zona del Belvedere ci sono queste aree... Di tutta la città, mi stanno individuando, stanno facendo una mappatura completa di queste strutture. Che sarebbe il colpo che poi non ci sono neanche queste. No, c'è una mappatura completa. Allora, per quanto riguarda l'atto di indirizzo dell'asilo nido, io vi devo dire che sono veramente molto, usare il termine, dice sconvolta, forse è eccessivo, ma sono venuta a conoscenza di una delibera del
e ne ho copia, la numero 33 del 17/3 del 2014. Questa delibera, allora, noi dobbiamo sapere che gli asili nido sono stati affidati in affidamento diretto, cioè l'atto originario non è un bando di gara. Abbiamo iniziato con due, adesso siamo a 9 asili. Da 13 anni, per un appalto di 4 milioni di euro, si fanno delle proroghe. Non è mai stato fatto il bando di gara. I dirigenti e gli assessori hanno sempre giustificato, quelli di turno, la mancanza del bando, perché loro sostengono che la proroga ci permetteva di mantenere un prezzo vecchio. Se invece facciamo il bando, dobbiamo farlo, dobbiamo avere la copertura finanziaria per adeguarci agli standard nazionali, per cui in questo modo con la proroga risparmiamo. Cioè, questo principio in Italia non farebbe più fare neanche una gara d'appalto, perché vale per tutti. Io sono d'accordo con lei e credo che sia d'accordo con me e con lei anche il nostro sindaco, perché io l'atto di indirizzo mio l'ho presentato 6 mesi fa, il nostro sindaco lo presentò 1 anno e mezzo fa quando si trovava all'opposizione e fece una battaglia tanto forte quanto quella mia. Però adesso io mi ritrovo con una delibera che loro chiamano atto di indirizzo, io lo chiamo una delibera anomala, perché secondo me non è pacifico che la giunta faccia un atto di indirizzo ad un dirigente per fare poi un atto dirigenziale, dove si dice che a seguito di questi signori, praticamente i gestori, hanno chiesto tutte le differenze fra il prezzo che hanno firmato in convenzione e l'adeguamento agli standard invece che avrebbero dovuto avere. Dunque si dà autorizzazione al dirigente di fare i calcoli addirittura attraverso, mediante il conferimento di incarico ad un consulente esterno che faccia questi calcoli. Infatti chiederò anche a chi è stato dato mandato e perché l'esigenza di un consulente esterno. Paghiamo a posteriori con gli interessi. Sì, con gli interessi. Parlando con il dirigente mi dice che da un calcolo approssimativo fra quello che chiedono loro pare che ci sia intanto un accordo non definitivo sommario che si avvicina ai 2 milioni di euro. Di conseguenza io penso che non abbiamo proprio risparmiato concedendo queste proroghe. Fra l'altro c'è una contraddizione enorme, che è quella che quando io ho presentato l'atto di indirizzo tantissime persone, io ancora conservo i messaggi su Facebook in privato, a me e ad altri consiglieri, hanno chiaramente, candidamente confessato da dipendenti che non sono pagati così bene, perché loro sono pagati, non vengono pagati con tanti mesi di ritardo, che non percepiscono la tredicesima, che non hanno lo stipendio adeguato agli standard. L'esempio è secondo me l'esempio specchio. Non importa quale, in generale è così. Quello che io vorrei dire è che è giusto che adesso i dipendenti sappiano che esiste questa delibera e che dunque i gestori vanno a firmare un concordato per 2 milioni di euro. Ma non sarebbe legittimo, visto che lei parla di concordato, portare almeno per un parere all'ufficio legale del comune questa vicenda? Lo stavo per dire, lei... scusi. No, io ho chiesto al dirigente, purtroppo loro fino ad oggi, nonostante parliamo di 2 milioni di euro, non hanno inteso dover chiedere un parere legale. Danno per scontato che una causa ci costerebbe di più perché ci sarebbero gli interessi, perché loro qui dicono che non gli pagheranno gli interessi, che le cause il comune le deve perdere, le cause il comune. Però io ho chiesto già nella seconda commissione ieri di avere delle citazioni, che voglio sentire il legale, voglio il parere per iscritto. Queste sono tutte cose che poi in commissione abbiamo già fatto. Questa delibera comunque è stata pubblicata. Chiaramente mi è dispiaciuto che erano assenti sia l'assessore proponente che il sindaco. Infatti io chiedo l'attenzione del sindaco su questa delibera, perché questa delibera così importante non ha presente il sindaco. Avrà avuto varie giustificazioni. Mi dispiace che non ci sia stato l'assessore. Ma allora chi hanno proceduto ad approvare la delibera, scusi? Evidentemente avevano già avuto. Ma chi ha presieduto, il vice sindaco? Sì, suppongo di sì. Italia, sì. Le cose strane non lo vedo da strano lei? Sì, l'ho reputo strano, infatti ho chiesto sia in commissione e dunque per atti interni, sia in questa conferenza stampa, voglio delle delucidazioni, perché stiamo parlando di 2 milioni di euro. Fra l'altro mi dicono che non sarà neanche un debito fuori bilancio, perché hanno già pensato anche alla copertura finanziaria, perciò questa cosa mi incuriosisce. È quasi una denuncia, che la sua. Il comune di Siracusa... La sua è quasi una denuncia, lo sa?
Ma allora è come il discorso giudiziario, no? Il consiglio comunale cosa fa? Prende una delibera e ha il compito di valutarla, commentarla ed informare la cittadinanza di quello che l'amministrazione fa. Ora, questo potrebbe essere anche un atto dovuto, cioè in commissione domani potrebbe venire il dirigente Salvo Bianco e spiegarci, perché io non sono un avvocato, per cui mi potrei anche sbagliare, cioè questo potrebbe essere veramente un atto che salvaguardia, che altrimenti ci costerebbe di più, cioè potrebbe anche essere una transazione, ma siccome tuttologi ce ne sono pochi, io non mi occupo di legge, per cui non vorrei... Non c'è nessuno che può dire che 13 anni fa... tu mi devi dare i soldi di 13 anni fa a distanza di tanto tempo, diciamo che in quel momento è stata accettata e adesso viene chiesta la... In quel momento veniva accettata perché doveva essere un risparmio e ora significa scialacquare i soldi. Ma io appunto in riferimento a questa ancora con più forza chiedo il bando di gara, perché adesso non abbiamo più giustificazione. Ma l'ultima proroga quando scade? Scadenze. È già scaduta. Allora, il mio atto di indirizzo, io avevo chiesto che la gara venisse fuori entro il 31 dicembre. Loro mi chiesero di spostarla per problemi tecnici, perché l'amministrazione si era insediata da poco, al 30 giugno. Per cui diciamo che siamo a fine marzo, adesso i tempi sono maturi. Allora, io vorrei, se me lo permettete, andare fuori tema per qualche secondo, perché sono venuta a conoscenza, dopo aver preparato gli argomenti della conferenza stampa, di una determina dirigenziale, per l'esattezza la 136 del 13/3 del 2014, che mi indigna molto, e io penso che anche qui chiedo l'attenzione del sindaco Garozzo. Allora, questa determina ha l'accortezza di elencare una situazione. Questa determina dice: vi ricordate del progetto di telesoccorso che c'è stato a Siracusa per un po' di anni? Il dirigente in questa determina dice che arrivato a un certo punto l'amministrazione nel 2012 non ha ritenuto di mettere delle risorse finanziarie in bilancio, perché non ha ritenuto più il progetto del telesoccorso prioritario rispetto ad altre esigenze. Non solo dice non ha messo le risorse a copertura in bilancio e dunque ha bocciato il progetto praticamente, ma ha anche bocciato l'emendamento che fu presentato al momento dell'approvazione del bilancio per recuperare le risorse, fu bocciato anche l'emendamento. Però lui dice, siccome questa cooperativa, erano due le cooperative che si occupavano del servizio, lui dice siccome la cooperativa Aquarium non poteva di punto in bianco ridurre il numero degli assistiti eccetera eccetera, noi gli diamo 25.000 euro per il 2012 a copertura di un servizio che io adesso non voglio sbagliare, ma che dalle carte sembra non autorizzato perché bocciato, e a copertura del 2012, non trovando queste risorse. La cooperativa Aquarium, che cos'è Aquarium? Aquarium è una cooperativa che gestisce un asilo nido e che gestiva una parte del servizio di telesoccorso. Si chiama così, no, non è un acquario. Ah, non è un acquario. Non è un acquario. Chiaramente, non trovando i fondi nel bilancio, perché anche l'emendamento fu bocciato, li prende da tre capitoli di spese che sono chiaramente dedicati ai bisognosi, perché parliamo di politiche sociali. Ma la cosa che mi indigna veramente è che li chiama somme non utilizzate, cioè come se a Siracusa non ci fosse la crisi o la necessità sociale, cioè sono avanzate queste somme alle politiche sociali, per cui le diamo a questa cooperativa. Io ho espresso grandi riserve su questa determina, ho chiesto l'attenzione del sindaco, anche perché tanti dubbi ho se queste somme, mi chiedo se queste somme in realtà sono veramente dovute oppure no. Anche qui non c'è parere, non è corredato di parere legale, e soprattutto è pagata solo una cooperativa che se ne occupava, non l'altra. Qual è il servizio che si dava? Telesoccorso. Era, che vuol dire? Vuol dire il telesoccorso era un servizio dato agli anziani che tramite un'apparecchiatura pigiavano un bottone e l'addetto della cooperativa chiamava l'ambulanza eccetera eccetera. Siccome dice non poteva di punto in bianco lasciare gli assistiti, tra l'altro non c'era neanche un rapporto umano, era un problema, per cui il dirigente ha ritenuto di fare questo. La cifra quant'è? 25.000 euro.
Ma non è un problema di cifra, è un problema di principio, perché io le potrei dire che 25.000 euro probabilmente avrebbero fatto sopravvivere o far pagato l'affitto a famiglie che in questo momento poi fanno il sit-in davanti al permesso. E magari quelle della cooperativa devono campare, no? Non rispondo. Anche loro hanno famiglia. Giusto. È disponibile a qualsiasi domanda. Lei è stata esaustiva, diciamo. Sono stata esaustiva. Grazie a lei. D'apposto. Grazie. Scusi.